Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero. Non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del carro più grande che c'è. Ma chi è di lui? A Kurt Cobain. Come ci si sente a stare sopra un piedistallo e a non cadere? Chi è di lui? A Marilyn, quanto l'apparenza inganna e quanto ci si può sentire soli. E non provare più niente, non provare più niente, e non avere più niente da dire. Vivere come nuotare, se si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero. Che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Ma chiedilo Kurt Cobain, come ci si sente a stare sopra un piedistallo e a non cadere. Chiedilo a Marilyn, quanto l'apparenza inganna e quanto ci si può sentire soli. E non provare più niente. Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire. E sulle note di Bruno Rissas cambiamo decisamente argomento e passiamo a un argomento più colorato, più coriandoloso, perché sto parlando del carnevale di Castelvetere sul Calore. Lo facciamo un applauso, Ale! Vedete quanto colore hanno portato? Ciao ragazzi, grazie per essere ritornati qui a Radio CRT. Rispondetemi, prego, si dice. Beh, grazie a te che ci hai invitato. Ragazzi, sono venuti vestiti, travestiti, insomma, una grandissima sorpresa, anche se in realtà lo sospettavo. Dei costumi bellissimi, parliamo un po' di questa che è l'edizione, è un'edizione fantastica perché siamo arrivati al numero 50. Stasera abbiamo qui quelli che sono forse parte degli organizzatori, perché abbiamo l'amministrazione, abbiamo la Proloco e abbiamo delle associazioni. Quindi cominciamo dalla mia destra, abbiamo Giuseppe Lazzazzara, che è il vice sindaco del comune di Castelvetere. Buonasera. Ciao Giuseppe, grazie per essere venuto qui. Abbiamo ancora una bellissima ragazza con dei costumi fantastici. Tu sei? Samantha. Scusi, lei chi è? Deborah, cognome? Vena. Piacere, Edi. Deborah Vena trova sempre il modo di arrivare qui a casa, perché lei ovviamente fa parte della famiglia Radio CRT, nonché presidente del Sorriso di Daniel. Poi abbiamo? Luca in qualità della Proloco. Benissimo. E abbiamo Mariangela Bimonte, alias Masha. Bravissima, in rappresentanza di me stessa. Ti chiediamo dove hai lasciato Orso. Era un po' ingombrante, non c'entrava. Non c'entrava.
entrava. Ragazzi, vorrei chiedervi tante cose. Cominciamo dalle cose appunto più importanti, che sono appunto, siete solo voi o vogliamo nominare anche le altre associazioni che fanno parte di questa organizzazione? Me ne prendo, diciamo, mi prendo io questo piacevole incarico, e insieme alla Proloco, quindi alla Sorriso di Daniel e all'amministrazione, c'è anche l'associazione La Ripa, che è quella che si occuperà un po' della parte culturale, organizza delle visite guidate, anzi vi invito al riguardo a venire a Castelvetri, ci sono delle visite organizzate in tutte le, diciamo, le nostre bellezze, che si possono fare diciamo prenotando, contattando l'associazione o anche insomma venendo lì sul posto, quindi cerchiamo di offrire tutto quello di bello che c'è a Castelvetri, le bellezze culturali ma anche la gastronomia, insomma vi aspettiamo. È una comunità intera che si muove intorno a questo evento che dura da tanti anni, con delle soste, perché ci sono state anche delle soste in cui il carnevale non si è festeggiato, mi ricordo l'anno scorso sì. Se ne è parlato proprio con stesso con Mariangela e con Mario. Ragazzi, 50ª edizione sarà speciale. Perché è sempre speciale o ci sarà qualcosina in più? Chi risponde? Se vede, la Proloco? Ma sarà sicuramente speciale, ogni edizione del carnevale è speciale, in più essendo 50ª sicuramente cercheremo di mettere il meglio per dare insomma lo spettacolo migliore per i nostri turisti. Io adesso non so se il presidente, no, il vicepresidente della Proloco è diplomatico, sotto vice, oppure non vuole svelare quello che vedremo nei prossimi giorni. No, non voglio svelare, però qualcosina qui ce lo dovete svelare stasera. Posso svelare un piccolo, perché sono in quali hanno fatto firmare qualcosa per noi. No, non mi hanno fatto firmare niente, però rappresento anche il gruppo di mio padre, quindi posso svelare piccoli dettagli, ma poco, perché sennò altrimenti quando arrivo da casa proprio posso qualche con questa catena ti legano, sì, proprio sì, mi ti legano, lasciano mi ti legano, lasciano mi lì. Lasciano fuori casa, sì. Diciamo, posso svelare qualche dettaglio per quanto riguarda il nostro balletto. Sì. Ci siamo ispirati un po' al mondo animale, abbiamo cercato di fare una coreografia richiamando il mondo animale. La cosa che mi premeva a sottolineare è che abbiamo realizzato il costume interamente con prodotti ecologici, anche sotto il consiglio di Guerino Lovato, che è stato ospite alla conferenza stampa di presentazione, e abbiamo realizzato l'intero costume grazie a materiali ecologici come la carta lacriso e la carta giapponese. Io ho visto i preparativi tramite qualche foto, il lavoro è sempre tantissimo. La cosa che mi sorprende di più è che voi avete poco tempo per lavorare a questi progetti, perché cominciate a lavorare, come mi dicesti, l'anno scorso, dopo la festa? Dopo la festa di Sant'Antonio, che 17 gennaio. 17 gennaio, sì. Quindi diciamo un mese e sì. Qualche giorno, insomma. Sì, se il carnevale come quest'anno capita un po' alto, è un mese. Se abbiamo la fortuna che capita a marzo, è qualcosa in più. Quindi, allora, adesso, in attesa di sapere qualche segretuccio in più, ho visto anche l'anno scorso che siamo stati lì con la radio, che i vostri carri, c'è sicuramente qualche gusto personale, ma c'è sempre un richiamo all'attualità, alla politica, alla satira appunto. Anche quest'anno vedremo qualcosa del genere? Sì, è sempre insomma delicato svelare le cose. Comunque sì, ci saranno dei richiami sicuramente all'attualità, alla politica, a quello che succede nel mondo, alla società. Quindi sì, ci saranno delle cose più divertenti, ci saranno delle allegorie, c'è sempre un po' di tutto. Diciamo, il menù è sempre molto ricco, tutto condito da una grande, diciamo, artigianalità. Io ne volevo approfittare per salutare tutti, diciamo, i nostri amici, compaesani che in questo momento stanno lavorando. Noi siamo in vacanza qua, ci siamo presi quest'ora di vacanza. Mentre... Infatti devo dire che hanno detto subito sì, veniamo, forse perché se la volevano svignare. Anche perché dopo settimane di stress e un'ora diciamo di pausa. Diciamo che voi vuole. Lavorate fino a tardi la notte. Sì, sì. Io vi ho conosciuto proprio nell'organizzazione del carnevale dell'anno scorso, quando a notte inoltrata arrivavano messaggi con foto che stavano ancora lavorando, incollando cartapesta, fogli di giornali, insomma è uno spettacolo. Funziona sempre così. Funziona sempre così. Allora io conto su Deborah, proprio perché abbiamo un rapporto appunto di collaborazione qui, affinché ci sveli qualche segretuccio.
Vabbè, posso svelare. Dai, lo puoi svelare. Sì, me ne hai corrotto. Il sorriso di Daniel, come arriverà al 50° carnevale di Castelvetere? Il sorriso di Daniel presenterà la fabbrica di cioccolato e Willy Wonka, quindi i bambini saranno coloratissimi e sono tutti entusiasti perché non vedono l'ora di mettere in scena questo spettacolo. Quindi ci sarà il carro, ci sarà la Ci sarà il carro, ci sarà il balletto. Ci sarà il cioccolato. Ah? Chi lo sa? Vedremo. Diciamo che voi avete fatto anche qualcosa in avanscoperta, cioè siete dove siete andati? Andate in qualche laboratorio? Sì, praticamente noi come associazione prima del carnevale facciamo in modo che di viverlo un po' diversamente, sensibilizzando i bambini anche verso il tema che andiamo ad affrontare quando lo presentiamo a carnevale. Quindi quest'anno, siccome abbiamo scelto la fabbrica del cioccolato, allora ho immaginato di fargli andare in una piccola fabbrica del cioccolato che era un torrinificio. Ma c'era Willy Wonka? Sì, c'era Willy Wonka. Ah. C'era proprio il proprietario che quel giorno si è trasformato in Willy Wonka. Davvero, certo. Infatti i bambini erano super 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 entusiasti di questa cosa, perché poi lui ci ha fatto tutta la spiegazione di come nasce il cacao, da dove deriva, quindi hanno fatto vedere anche come venivano prodotte le uova di cioccolato e quindi poi immaginate, ce l'hanno fatto assaggiare. Ovvio. E quindi questo. La fabbrica di cioccolato. E Annuzzo, hai capito cosa ci aspetta? Ci aspetta almeno la fabbrica di cioccolato. A Iannuzzo no. Noi con Radio CRT siamo la radio ufficiale di questo evento e lo seguiremo dall'inizio alla fine. Certo. Va bene? Sì, sì. Ragazzi, andiamo in pausa e appunto entriamo nel vivo di questa festa. Magari se vogliamo fare qualche bolla lo possiamo fare, che fa parte appunto della nostra tradizione. E lo facciamo con una canzone tipica. Non esiste carnevale, penso, senza questa canzone. Loro sono diventati famosi nel 1997, un gruppo tutto al femminile, proprio quando appunto è diventata questa canzone una hit internazionale. Sto parlando di Bellini con Samba de Janeiro. Samba!
Ed era Samba de Janeiro dei Bellini, bellissimo. E che, mi sa che abbiamo beccato qualcosuccia, ma non sveleremo niente. Certo. Cominciamo ad entrare proprio nella programmazione di questa 50ª edizione. Chi ce ne parla? Parliamo